Per la squadra capitanata da Gianni Lazzari, la gara d'apertura del campionato tricolore Rally 2023 è stata particolarmente positiva. Vuoi perché ha colto un'importantissima e notevole vittoria con Pisani Morriconi sulla 208 Turbo, preparata con estrema dovizia e calzata da competitive gomme francesi, che in questo periodo dell'anno hanno qualcosa in più sulla concorrenza. Vuoi perché di 4 auto al via, uno nel campionato italiano assoluto ed altre 3 nella gara regionale, di queste ben 2 hanno ben figurato, nello specifico con Spinelli Gabrici sul Renault Clio 16V e Leporati Maccioni con la Clio Super 1006. Pisani nell'italiano due ruote motrici ha fatto gara a sé, indisturbato da tutti gli altri concorrenti che solo in un'occasione l'hanno preceduto nei tempi speciali, Lucchesi Junior nell'Arenaio 2 e di un solo decimo, dando l'immagine di poter disporre a piacimento della sua 208, ben coadiuvato a destra da Massimo Morriconi, salito in corsa dopo il forfè di Vecoli avvenuto il lunedì prima del rally. Una prestazione maiuscola e degna di nota che fa ben sperare per il prosieguo del campionato, ma sentiamo dalla voce del pilota versigliese le sue impressioni sulla gara garfagnina. È stato molto emozionante, la gara di casa lo è sempre, però quest'anno lo è stato in particolar modo. Sono felicissimo per Massimo, che è stato chiamato all'ultimo nel ruolo di copilota e ha fatto un lavoro immenso, impeccabile. Sono felicissimo per la Laser Pro 015, per Michelin, che ci ha fornito degli pneumatici impeccabili, poi Jolly Racing Team, tutti i nostri sponsor. Credo che sia stato il miglior modo per ringraziare tutti e per iniziare questa stagione che spero ci regalerà emozioni nelle gare a venire. Una spanna veramente sopra tutti e partenza identica al 2022 per Gianandrea Pisani, che sa di dover gareggiare senza strafare e prendere inutili rischi, usando calma e doti riflessive. Passando a livello CRZ, sono 3 le auto seguite da Laser Pro 015, la numero 115 di Leporati Maccioni, la 130 di Ticciati Buglisi e la 133 di Spinelli Gabrici. Di queste solo una non è al traguardo ed è la 208 R2B di Lorenzo Ticciati, pilota della squadra corse Città di Pisa, che all'ultima curva della prima speciale se l'è messa in testa, vanificando così la sua gara. Esattamente al contrario Spinelli, che a fine rally è 16° assoluto e primo di classe A7, dopo aver lottato con la Clio 16V contro piloti come Vescovi, Gasperetti e Fanucchi, inseriti nello stesso gruppo del driver larcianese, che sancisce un ottimo debutto confortato da una vettura impeccabile. Anche i Leporati Maccioni hanno ben figurato, vincendo anche loro la classe, la Super 1006, utilizzando la più muscolosa delle Clio, auto che piace molto al pubblico per un sound inconfondibile, da vera auto da corsa. Alla fine occupano il 27° posto assoluto, frutto di una gara precisa e feeling in crescendo con l'auto francese. Chi inizia bene è a metà dell'opera, dice il proverbio, e per Laser Pro 015 il futuro sembra già tinto non solo d'azzurro. La controprova sarà ad aprile in Piemonte al Rally di Alba, seconda gara dell'italiano assoluto rally, dove Pisani sarà la lepre da inseguire per gli altri iscritti al titolo tricolore delle due ruote motrici.